Bene, allora io inizierei, quindi continuo il discorso che avevo fatto la volta scorsa. E quindi, diciamo, ricapitolando un po', abbiamo visto che i neutrini sono delle particelle un po' particolari perché appunto sono molto difficili da rivelare perché interagiscono molto debolmente e quindi da quando Pauli ha proposto l'interazione del neutrino a quando poi sono stati effettivamente misurati per la prima volta, osservati, sono passati più di 20 anni, anzi più di 30 anni, no, più di 20 anni, 26 anni circa. I neutrini poi hanno anche proprietà particolari, quindi abbiamo visto che ci sono stati tanti tentativi di misurare la loro massa, ma almeno fino appunto alla scoperta delle oscillazioni, si pensava che probabilmente fossero senza massa e in ogni caso la massa del neutrino è molto più piccola delle masse delle altre particelle conosciute. E in particolare molto più piccola della massa della particella più leggera che l'elettrone. Le oscillazioni, come abbiamo visto, sono un fenomeno quantistico che permettono di rivelare l'esistenza della massa dei neutrini perché la piccolezza della massa, anzi della differenza di massa, che è la differenza delle masse quadrate dei neutrini, l'effetto di questa piccola quantità viene amplificato dalla distanza di propagazione che può essere macroscopica. Quindi, se questo valore qui è molto piccolo, ma questa distanza è molto grande, quindi si può avere qui all'interno del seno una quantità che è comparabile con 1 e quindi, è una quantità misurabile che dà un'oscillazione, cioè una trasformazione dei neutrini in dei diversi sapori o flavor dei neutrini. Quindi ad esempio qui per l'esempio della trasformazione dei numu in un nuè. E questa trasformazione è oscillatoria, quindi andando sempre a distanze superiori, la probabilità prima cresce, poi diminuisce e così via. Le oscillazioni quindi sono determinate dalla distanza, dall'energia del neutrino, dalla differenza del quadrato delle masse ed è questa quantità che è il cosiddetto angolo di mixing che quantifica la differenza tra i sapori dei neutrini e i neutrini che hanno una massa definita. Questa quantità, questa oscillazione, questa formula per l'oscillazione può essere scritta in modo più conveniente invece che scriverla così in maniera astratta, la possiamo scrivere in maniera più conveniente mettendo delle quantità, delle unità di misura che possiamo usare per poi andare a studiare i risultati sperimentali. Quindi, se esprimiamo il delta M quadro in elettronvolt quadrati, la lunghezza di oscillazione in chilometri e l'energia del neutrino in GeV, qui c'è un fattore 1.27 e uno può calcolarsi questa probabilità per ogni esperimento che vuole. E per vedere le oscillazioni bisogna andare sufficientemente lontano dalla sorgente, quindi se il rivelatore si trova vicino alla sorgente, la distanza è piccola e quindi il valore di delta M quadro che si può osservare è piccolo. Quindi andando a distanze più lontane uno può sempre osservare valori di delta M quadro sempre inferiori e gli esperimenti infatti si possono dividere ad esempio in tre categorie, quelli che vengono chiamati gli esperimenti short baseline che sono sensibili a delta M quadri che sono più grandi di questa quantità. Questi sono i long baseline e i neutrini atmosferici che vedremo in seguito.
sono sensibili a questi deltoidi quadri, i neutrini solari sono sensibili a deltoidi quadri veramente molto piccoli perché la distanza dal Sole alla Terra è enorme. Sì, abbiamo visto che per la conservazione della probabilità, quindi la probabilità ci dice come un neutrino può essere visto, quindi se un neutrino può essere visto a una certa distanza come un neutrino elettronico, avrà una probabilità 1 meno questa probabilità qui di essere visto come un neutrino muonico, perché comunque il neutrino non è che sparisce, o lo vedi come elettronico o lo vedi come muonico. E qui arriviamo alla scoperta delle oscillazioni, quindi la scoperta delle oscillazioni, e le oscillazioni erano state predette già diversi anni prima e sono state studiate anche in molti lavori, però non c'era nessuna evidenza, cioè c'era qualche indicazione sperimentale, ma non una prova sicura. Nel 1998 l'esperimento Superchiamo-Kanda ha trovato una prova certa delle oscillazioni dei neutrini. E questo poi ha fruttato a uno dei suoi leader, Kajita, Takashi Kajita, il premio Nobel nel 2015. E questa misura è stata fatta utilizzando i neutrini atmosferici. I neutrini atmosferici sono i neutrini che vengono generati dai raggi cosmici che interagiscono nell'atmosfera. Quindi i raggi cosmici sono nuclei, e principalmente protoni, ma possono essere anche nuclei più pesanti, che arrivano dal cosmo ad altissime velocità, quindi ad altissime energie. Alcuni sono di origine galattica, ma quelli di più alta energia vengono anche dal di fuori della nostra galassia. E questi urtano nell'atmosfera con i nuclei che stanno nell'atmosfera e generano diverse particelle, tra le quali pioni. Questa è una cosa simile a quello che abbiamo visto nella produzione dei fasci di neutrini. Ricordate che avevo descritto come i fasci di neutrini negli acceleratori si ottengono facendo colpire su un bersaglio un fascio di protoni ad alta energia e questi generano pioni, i quali decadono in muoni e neutrini muonici. E poi i muoni a loro volta decadono in elettroni, neutrini elettronici e neutrini muonici. Quindi a seconda del segno del pione si hanno i diversi segni delle varie particelle che vengono prodotte. E in questa figura i muoni decadono nell'atmosfera, però ci sono alcuni muoni che anche non decadono nell'atmosfera e colpiscono la Terra e quindi passano attraverso la Terra. E i muoni sono un tipo di particella molto penetrante e come abbiamo visto il loro tempo di vita medio è 100 volte maggiore dei pioni, quindi in questa figura non è in scala, no? Perché la tipica lunghezza, il tipico cammino che viene fatto dal muone prima di decadere è circa 100 volte quello del pione originario. Questa è solo un'illustrazione. Comunque da questa illustrazione vedete che alla fine si producono tantissimi neutrini e tutti questi neutrini vengono prodotti su tutta l'atmosfera. E un rivelatore come Superchiamo-Kanda può rivelare questi neutrini. Superchiamo-Kanda è un rivelatore in Giappone, che è questo qua, è un enorme bidone fatto di 50.000 tonnellate di acqua, sistemati in una miniera sotto un monte, in modo che ci sia circa 1.000 metri di roccia di sopra. E la roccia serve proprio per fermare quei muoni che avevo detto colpiscono la Terra e quindi entrano nella Terra prima di decadere, perché questi sono raggi cosmici che possono attraversare il rivelatore e quindi dare degli segnali spuri. Quindi questo è il fondo che va eliminato e più in fondo si va, più i muoni vengono assorbiti dalla roccia soprastante e quindi il flusso di muoni più in basso si va e diminuisce sempre di più. Questo
Quindi andando a 1.000 metri di profondità, con 1.000 metri di roccia sopra, non tutti i muoni vengono assorbiti, però la maggior parte, e quindi si resta con un fondo che è accettabile per il tipo di misura che si vuole fare. E quindi, a parte appunto questo fondo di muoni, che è molto piccolo, i segnali sono dovuti ai neutrini che invece non vengono fermati dalla roccia e che arrivano sia dal di sopra che dal di sotto, quindi arrivano da tutta l'atmosfera terrestre. I neutrini, come li facciamo vedere? Come abbiamo già detto, i neutrini non li vediamo direttamente, ma li vediamo solo se interagiscono con la materia e quindi producono delle particelle cariche, e quindi in questo caso, se si tratta di neutrini muonici, producono dei muoni. I muoni, quando interagiscono, se interagiscono all'interno del rivelatore, generano, quindi i neutrini, se interagiscono all'interno del rivelatore, generano un muone che si propaga, quindi generano una traccia lunga dentro il rivelatore, e siccome i neutrini sono ad alta energia, producono muoni che sono ultrarelativistici, quindi si muovono alla velocità, quasi alla velocità della luce. E si muovono quasi alla velocità della luce nel vuoto, ma la velocità della luce nel mezzo è inferiore alla velocità della luce nel vuoto. E in questo caso si può dimostrare che le particelle che si muovono con una velocità maggiore della velocità della luce nel mezzo generano quella che viene chiamata luce in Cherenkov, che è un cono di radiazione in avanti. Quindi questo cono di questi muoni che sono superluminali, se si considera la velocità della luce nel mezzo, generano il cono Cherenkov, che può essere visto dai fotomoltiplicatori che tappezzano tutta la superficie di questo bidone di acqua. Quindi questa è la maniera in cui si vedono appunto le interazioni dei neutrini all'interno di questo rivelatore. L'esperimento Supercamio-Cande ha dimostrato che esistono oscillazioni, perché ha visto che il flusso di neutrini che viene dal basso, quindi dall'altra parte della Terra, è inferiore al flusso di neutrini che viene dall'alto. E come vediamo nelle prossime due slide, si può dimostrare geometricamente che se niente succede ai neutrini, allora il flusso in ogni dire se consideriamo una qualsiasi direzione, il flusso di neutrini che viene dall'alto deve essere dal basso deve essere esattamente uguale a quello che viene dall'alto se niente succede al neutrino. E questo si può dimostrare facilmente geometricamente. E questo però considerando neutrini con energia molto alta, quindi maggiore di un GeV, perché questi sono generati da raggi cosmici che sono di alta energia e che arrivano tutto uniformemente su tutta la superficie terrestre. Quindi se consideriamo raggi cosmici di bassa energia, la distribuzione dei raggi cosmici non è uniforme perché i raggi cosmici vengono deviati dal campo magnetico solare e anche dal campo magnetico terrestre. Se invece andiamo a energie superiori al GeV, allora i raggi cosmici, la deviazione diventa trascurabile, e siccome questi raggi cosmici vengono da tutta la galassia e anche dal di fuori della galassia, il loro flusso è isotropo su tutta la superficie. E in quel caso, anche il flusso di neutrini è isotropo su tutta l'atmosfera. E quindi se consideriamo questi neutrini ad alta energia, possiamo considerare ad esempio due punti qualsiasi che stanno proprio sotto la superficie terrestre, come l'esperimento Supercamio-Cande, e consideriamo il flusso che viene da una certa direzione θz, questa è la direzione rispetto alla verticale. È ovvio che se il flusso è isotropo, il flusso nel punto B
a una certa angolazione deve essere uguale al flusso misurato nel punto A alla stessa angolazione. Se poi teniamo conto che se un neutrino entra in questa direzione e attraversa il punto A e il punto B, deve uscire attraverso il punto B con un'angolazione che è complementare, quindi è uguale a pi greco meno l'angolazione che aveva nel punto A. Questo è semplicemente geometria. E quindi il flusso che l'osservatore nel punto B vede in questa direzione deve essere uguale al flusso che l'osservatore A vede in questa direzione. Quindi l'osservatore B lo vede come un flusso uscente e l'osservatore A lo vede come un flusso entrante rispetto all'atmosfera. E se ora utilizziamo queste due uguaglianze, vedete che a destra hanno la stessa quantità e quindi a sinistra le due quantità a sinistra devono essere uguali. Quindi vuol dire che in un punto generico B il flusso che l'osservatore vede uscente, quindi teta meno teta z, deve essere uguale al flusso che vede entrante dal di sotto. Quindi il flusso che vede dall'alto deve essere uguale al flusso che vede dal basso. E quindi tenendo conto di questa uguaglianza si può costruire quella che viene chiamata la simmetria up-down, che è questa quantità qui, dove qui spiego la notazione, phi up sono il flusso di neutrini muonici di alta energia diretti verso l'alto, up, e phi down è il flusso di neutrini muonici di alta energia diretti verso il basso, down. Quindi possiamo costruire questa simmetria, la differenza tra quelli che sono dire il flusso verso l'alto meno il flusso verso il basso, e normalizzarlo con la somma dei due, quindi al denominatore si mette la somma semplicemente per ottenere un numero qui, quindi non avere una quantità dimensionale. Comunque, in base a quello che appunto ho spiegato prima, se non succede niente ai neutrini, allora questi due flussi up e down devono essere uguali e quindi la simmetria deve essere zero. E quindi uno dovrebbe misurare una quantità che è uguale a zero all'interno degli errori sperimentali. Quello che invece il supercambio calda ha misurato è meno 0,30 più o meno 0,05, che vedete che questo è l'errore sperimentale. Ma il valore che si misura è 6 volte, è diverso da 0 per 6 volte l'errore sperimentale, quindi c'è praticamente una sicurezza che questo valore sia diverso da 0, quindi questo si chiama un'evidenza, viene chiamato un'evidenza a 6 sigma. E quindi questa è stata la prova appunto che qualcosa deve succedere ai neutrini. E la cosa interessante è che appunto la simmetria è negativa, quindi vuol dire che il flusso verso il basso è maggiore del flusso verso l'alto. E questo è spiegato appunto dalle oscillazioni, perché i neutrini che vengono dal basso hanno percorso una distanza di quasi 13.000 km e quindi hanno avuto tempo di oscillare, mentre quelli che vengono dall'alto hanno percorso una distanza di circa 15 km che quindi è troppo corta e non hanno avuto tempo di oscillare, per cui si crea questa differenza e la simmetria up-down è diversa da zero. Qui sempre continuando un po' gli esercizi che vi ho proposto anche la volta scorsa, vi propongo un possibile esercizio che è quello di determinare, quindi data il fatto appunto che esiste questa simmetria, determinare qual è il valore, l'intervallo approssimato dei delta m quadri che può spiegare la simmetria up-down,
considerando un neutrino muonico con energia media di 4 Joule e sapendo che i neutrini che arrivano verticalmente dall'alto percorrono una distanza di circa 15 km, quindi quelli verticali, e quelli che il diametro della Terra è di circa 12.740 km. Quindi per fare questo utilizziamo questa formula della probabilità di sopravvivenza dei neutrini muonici e facciamo un ragionamento molto semplice. Affinché i neutrini che vengono dal basso siano oscillati e quindi generino una sparizione sufficiente, ovviamente. Deve essere che il mixing, questa quantità sia sufficientemente alta, ma questo non lo calcoliamo. Però, assumendo che questa coefficiente qui sia sufficientemente alto, l'argomento del seno deve essere anche sufficientemente grande e possiamo stimare che l'argomento del seno deve essere uguale a pi greco mezzi quando la distanza è quella corrispondente ai neutrini che vengono proprio dalla parte opposta della Terra. Quindi questo corrisponde al primo massimo del seno, quindi al primo massimo dell'oscillazione. In quel caso, appunto, ci sarà un effetto sufficiente che genera le oscillazioni dei neutrini. E quindi qui basta mettere i numeri, quindi richiediamo che questa quantità qui sia maggiore di circa pi greco mezzi, che è appunto il primo massimo. E quindi il delta m quadro deve essere maggiore di pi greco diviso 2,54 per l'energia diviso la distanza. L'energia, abbiamo detto, è 4 Joule, la distanza è 12.740 km e quello che si ottiene è che il valore minimo del delta m approssimato del delta m quadro è circa 4 per 10 alle meno 4 elettron volt quadrati. Per stimare il valore massimo, invece, supponiamo che appunto tutti i neutrini che vengono scusate, qui ho scritto qui deve essere dal basso, non dall'alto. Quindi ora. No, scusate, dall'alto, no, è giusto dall'alto. Quindi questi sono quelli dal basso, perché anch'io mi confondo, scusate. Quindi questi qui invece sono quelli dall'alto, quindi ora consideriamo quelli che vengono dall'alto e quelli che vengono dall'alto invece non devono essere oscillati. Quindi tutti i neutrini che vengono dall'alto, che sono quelli, dunque, consideriamo qui, questa qui è l'atmosfera terrestre, questo qui, diciamo, il rivelatore si trova qui, diciamo così. Quindi tutti i neutrini che vengono dall'alto sono quelli che vengono dal di sopra dell'orizzonte, ok? E quindi imponiamo che questa quantità qui sia minore di pi greco mezzi per tutti i neutrini che vengono dall'alto, per tutti quelli quindi che percorrono una distanza minore di quella dell'orizzonte. La distanza dell'orizzonte è questa qui, quindi questa è quella che ho chiamato L orizzonte. E quindi dobbiamo imporre che il delta m quadro sia minore di circa pi greco diviso 2,54 l'energia in Joule diviso la distanza dell'orizzonte. La distanza dell'orizzonte è facilmente calcolabile perché se facciamo questo è il centro della Terra, questo qui è il raggio della Terra, questo è il raggio della Terra. E questi qui sono 15 km che ho chiamato lì D. Quindi scusate, perché forse ho dimenticato di fare. Quindi questa è l'atmosfera. Avevo sbagliato.
Quindi avevo dimenticato di tracciare la parte di atmosfera, quindi la parte di atmosfera che è circa uguale a d più un chilometro, ora trascuriamo un chilometro, perché mettiamo questo molto. Quindi questa è la distanza dell'orizzonte, la distanza dei neutrini prodotti dalla. Prodotti nell'orizzonte, quindi è dato da ER più D, che è questo qui, quindi questo è R più D, e questo è D, quindi R più D meno al quadrato meno R quadro sotto radice, ok? E quindi questo sono 437 km e quindi si trova che il delta M quadro deve essere minore di pi greco diviso 2,54 per 4 diviso 437, che è uguale a circa 10 alla meno 2. E quindi in conclusione la simmetria up-down può essere spiegata come un delta M quadro nell'intervallo tra 4 per 10 alla meno 4 elettron volt quadri e 10 alla meno 2 elettron volt quadri. Quindi questo è un intervallo molto grande, molto approssimato, che abbiamo appunto calcolato con argomenti molto approssimati. Gli sperimentali invece hanno tutti i dati, fanno dei calcoli precisi. E quello che hanno trovato che il valore stabilito è di 2,5 per 10 alla meno 3 elettron volt quadri. E questo qui vedete che sta bene in questo intervallo. Quindi questo è il valore per il delta M quadro che è misurato nei neutrini atmosferici. A questo punto ho una slide su una domanda che a questo punto può esservi venuta in mente. Vi ricordate che vi avevo spiegato che c'è la teoria secondo la quale i neutrini sono sinistrosi e privi di massa. E questa è la teoria che poi è stata inglobata all'interno del modello standard. Però ora abbiamo appena dimostrato che invece i neutrini hanno massa, quindi le osservazioni ci mostrano che i neutrini hanno massa e quindi quella teoria è sbagliata. E allora uno può chiedere, ma allora esistono anche i neutrini distorsi, non esistono solo quelli sinistorsi, perché abbiamo visto che se una particella è massiva e facendo una trasformazione di velocità lungo la direzione di propagazione della particella con una velocità che va superiore a quella della particella, l'osservatore in questo nuovo sistema di riferimento vede un neutrino che nel nostro sistema di riferimento è sinistroso, lo vede come un neutrino destorso, perché lo vede andare nella direzione opposta. Quindi se i neutrini hanno massa, allora devono esistere anche i neutrini destorsi, non esistono solo i neutrini sinistrosi. E se uno che fa questa domanda, la risposta è sì, esistono anche i neutrini destorsi, però sono molto rari, la maggior parte dei neutrini sono sinistrosi perché l'interazione debole produce principalmente neutrini sinistrosi e si può dimostrare che la quantità di neutrini destorsi che viene prodotta è soppressa da questo rapporto m, la massa diviso l'energia al quadrato. E questo è un rapporto molto piccolo perché, ad esempio, abbiamo visto che la massa è minore, mettiamo di un elettron volt, l'energia per i neutrini, ad esempio, dei reattori è circa un mega elettron volt, quindi questo m su e è 10 alla meno 6 e al quadrato è 10 alla meno 12, quindi solo un neutrino ogni 10 alla 12 che viene emesso è destorso e quindi
il numero di neutrini distorsi che sono in giro è molto piccolo e appunto è poi anche praticamente impossibile rivelarli, perché anche nel processo di rivelazione la probabilità di rivelarli è anche soppressa da questo fattore. E quindi in pratica i neutrini distorsi esistono, ma almeno con le conoscenze attuali non è possibile rivelarli, e infatti questi vengono anche chiamati neutrini sterili. Quindi sono sterili perché non generano delle possibili interazioni che possono essere viste. Questo è un esperimento successivo che è stato fatto utilizzando i neutrini da reattore, che mostra chiaramente l'oscillazione in funzione della distanza, o meglio dire, il rapporto tra distanza ed energia. E quindi vedete che la probabilità, quindi questa è la probabilità di sopravvivenza dei neutrini di reattori. Quindi questo è un esperimento che ha utilizzato tutti i reattori che ci sono in Giappone, e ha guardato la probabilità di sopravvivenza a una distanza media molto alta, a centinaia di chilometri, e vedete che appunto la probabilità varia in maniera oscillatoria chiaramente dai dati. Quindi questa è una prova proprio visuale delle oscillazioni. E questo è l'esperimento cosiddetto esperimento Kamland in Giappone, che ha utilizzato appunto tanti reattori che quindi erano a diverse distanze, e quindi sono riusciti a ricostruire come varia la probabilità in funzione della distanza. Passiamo ora a un altro argomento interessante, i neutrini solari, perché questo, come vedremo, mostra che anche i neutrini solari mostrano che ci sono oscillazioni, e queste sono le oscillazioni dei neutrini solari. Questa è una immagine abbastanza suggestiva del Sole visto attraverso i neutrini dall'esperimento Super-Kamiokande. Ovviamente non è una bella immagine del Sole come siamo abituati noi a vederlo anche nel visibile, ma comunque è suggestivo che uno poi riesce a ottenere un'immagine del Sole attraverso i neutrini. Queste invece sono due belle immagini del Sole che sono state prese da un telescopio con dei raggi ultravioletti, e vi mostro queste immagini a parte per il fatto che sono belle, ma anche per argomentare che a parte i neutrini la maggior parte dell'informazione che noi abbiamo dal Sole viene attraverso le osservazioni della radiazione, quindi radiazione visibile oppure ultravioletta, infrarossa, e questa è tutta radiazione che viene dalla superficie del Sole. Quindi tutta l'energia elettromagnetica ci dà informazione solo sulla superficie del Sole, non sull'interno del Sole. I neutrini invece sono particolari perché sappiamo appunto che i neutrini la materia è trasparente, quindi i neutrini che sono prodotti all'interno del Sole ci arrivano direttamente e ci possono portare informazioni sull'interno del Sole. E in particolare ci portano informazioni sulla sorgente di energia del Sole. Queste sono le reazioni termonucleari di fusione che avvengono al centro del Sole e che generano l'energia nel Sole. Queste reazioni termonucleari avvengono perché all'interno del Sole c'è una pressione molto alta e una temperatura molto alta, quindi sono 150 milioni di gradi, e a quelle temperature si può avere la fusione
di nuclei leggeri in nuclei pesanti. E questa fusione avviene in due catene, quella principale è la catena PP che ho illustrato qui. E quindi questa è la catena che trasforma attraverso una serie di reazioni quattro protoni in due elettroni e produce un nucleo di elio 4. Due neutrini e libera poi l'energia che va a scaldare il Sole. Qui notate che queste sono reazioni di fusione che sono l'opposto delle reazioni di fissione. Quindi abbiamo visto che nei reattori ci sono le reazioni di fissione nella quale nuclei pesanti si dividono e generano nuclei leggeri. E per il fatto che i nuclei pesanti hanno un eccesso di neutroni, quando poi questi nuclei si dividono, i nuclei che vengono prodotti hanno un forte eccesso di neutroni che decadono e fanno il decadimento beta producendo antineutrini elettronici. E quindi nei reattori si producono solo antineutrini elettronici perché questo viene appunto dall'eccesso di neutroni. Qui invece è il contrario. Partendo da protoni, dobbiamo generare atomi di elio che hanno bisogno di due neutroni. Quindi si deve verificare esattamente l'opposto. Quindi i protoni si devono trasformare in neutroni. Questo succede poi emettendo un positrone e un neutrino elettronico. Quindi nel Sole si ha produzione solo di neutrini elettronici. Quindi questi devono essere neutrini e quindi è il fenomeno opposto appunto del decadimento beta. Vediamo ora la catena di reazioni che compongono questa catena PP. Quindi il tempo va dall'alto in basso, in questo caso, cioè non il tempo, il tempo, la sequenza, ecco, diciamo, va dall'alto in basso e ci possono essere due punti di partenza, la reazione PP o la reazione PEP, ma la reazione PP è molto più probabile, quindi avviene il 99,77% delle volte, e questo trasforma due protoni in un deuterio, e quindi un protone si è trasformato in un neutrone con emissione di un positrone e di un neutrino elettronico. Dall'altra parte si ha un processo simile e si ha also anche la produzione di un neutrino elettronico. Quindi, in qualsiasi delle due punti iniziali viene prodotto un neutrino, quindi è uno di questi due neutrini che vengono prodotti nella catena. Se guardiamo qui questo ramo qui, la reazione successiva è quella della cattura da parte del deuterio di un protone, per dare un atomo di elio 3 e l'emissione di un fotone, quindi qui non viene emesso un neutrino. E cosa può succedere a questo elio 3? A questo elio 3 possono succedere tre cose. Una è l'elio 3 interagisce con un altro elio 3 e produce un elio 4 più due protoni e questo qui rispetta, quindi qui non viene prodotto il secondo neutrino, però rispetta questa legge qui perché ci devono essere due punti iniziali perché c'è bisogno di due elio 3. Quindi vuol dire che queste due deve essere ripetuta due volte e quindi effettivamente due neutrini devono essere prodotti. Il 15% delle volte invece l'elio 3 interagisce con un elio 4 che è già presente nel mezzo, quindi è già stato prodotto da reazioni precedenti, e
e produce un beriglio 7 che è un fotone. Il beriglio 7 è un atomo instabile, quindi decade attraverso questa cattura elettronica, produce ligno più un litio più un neutrino elettronico. Quindi questo è il secondo neutrino elettronico in questo ramo della catena. E poi si ha quest'altra reazione che ormai non ci interessa. Quindi questa è chiamata il ramo PP2. E il ramo PP3 invece succede molto raramente, 0,1% dei casi. In questo caso il beriglio 7 cattura un protone, diventa un beriglio 8 emettendo un fotone. Un boro 8, scusate, il boro 8 è radioattivo, quindi decade emettendo un neutrino elettronico e poi c'è questo ramo finale qui e questa è la PP3. C'è anche una quarta possibile fine che è questa chiamata EP, che è veramente molto rara. E anche questa qui, come vedete, in questo caso l'elio 3 cattura un protone, dà elio 4 più positrone più neutrino e quindi produce anche questa il secondo neutrino. Quindi in qualsiasi ramo della catena si vada, si vengono prodotti due neutrini e l'energia totale è sempre la stessa, come vedremo nella prossima slide. E quindi i neutrini vengono prodotti proprio all'interno del Sole dalle reazioni termonucleari e è estremamente interessante andarli a rivelare perché sono gli unici messaggeri che ci arrivano appunto dall'interno del Sole che sono prodotti nelle reazioni termonucleari. E come vedremo, il flusso dei neutrini solari sulla Terra è enorme, che è dato 6 per 10 alla 10 per centimetro quadro al secondo. Quindi come primo esercizio possiamo calcolare qual è il valore di questa qui vi ho dato il valore, ma questo valore qui non è un valore misterioso, è un valore che possiamo veramente facilmente calcolare. E per calcolarlo c'è bisogno dell'informazione di conoscere la massa del protone, del neutrone, dell'elettrone e l'energia di legame del nucleo elio 4. Queste quantità le ho date qui, però si trovano nei libri o al giorno d'oggi si trovano anche su Wikipedia, se uno va a cercare. E sapendo queste quantità qui è immediato calcolare qual è l'energia emessa, perché per la conservazione dell'energia, l'energia emessa è semplicemente data dalla differenza tra la massa totale iniziale meno la massa totale finale, perché tutto quello per la massa totale finale più l'energia emessa per la conservazione di energia deve essere uguale all'energia iniziale che è uguale alla massa delle particelle iniziali. E questo è facile calcolarlo, bisogna solo calcolare qual è la massa dell'elio 4? La massa dell'elio 4 è data dalla somma delle masse dei suoi costituenti meno l'energia di legame, che appunto è qui, per quello bisogna conoscere l'energia di legame. Quindi una volta che uno calcola qual è la massa dell'elio 4, trascurando qui la massa del neutrino, che è molto più piccola di queste quantità, di tutte le altre quantità coinvolte, si trova immediatamente che l'energia totale emessa è data da questa formula, che sono proprio quei 26,7 MeV che vi ho scritto nella slide precedente. Questa quantità qui è utile per calcolare il flusso di neutrini sulla Terra. E questo è l'esercizio seguente, quindi calcolare il flusso dei neutrini sulla Terra che vengono dal Sole e il flusso lo calcoliamo in centimetri alla meno 2, secondi alla meno 1, sapendo che qual è la luminosità del Sole e qual è la distanza tra il Sole e la Terra. Quindi come facciamo? Prima bisogna calcolare il numero di reazioni che
che ci vogliono per generare questa luminosità e poi moltiplichiamo il numero di reazioni per 2 per trovare qual è il numero di neutrini che viene generato e poi dopo lo riscaliamo tenendo conto della distanza Sole-Terra. Quindi sappiamo che quindi questa è l'energia, la luminosità del Sole totale espressa in watt, la dobbiamo trasformare in MeV, e questa è la trasformazione, e quindi la luminosità del Sole espressa in MeV è questa quantità qui, quindi 23,6 per 10 alla 38 MeV al secondo. In realtà in questa reazione qui non sappiamo quanta energia viene emessa in neutrini e questo è una quantità che dobbiamo trascurare, cioè, se tenerne conto è difficile perché non sappiamo se uno, perché l'energia emessa in neutrini non contribuisce alla luminosità, la luminosità totale è quella in forma elettromagnetica. Quindi assumiamo che tutta l'energia che è liberata nella catena PP venga data alla luminosità elettromagnetica. Quindi trascuriamo una piccola energia che comunque viene emessa come neutrini. Quindi in quel caso l'intensità dei neutrini emessa dal Sole è data semplicemente da 2 volte la luminosità espressa in MeV diviso l'energia emessa in ogni reazione. E quindi questi sono 1,8 per 10 alla 38 neutrini al secondo. E ora dobbiamo, per trovare il flusso dobbiamo riscalare questo numero, tenendo conto dell'area totale alla distanza di una unità astronomica e mettendo qui il valore si trova che appunto il flusso dei neutrini è 6,4 per 10 alla 10 per centimetro quadro per secondo. Quindi questo è un calcolo abbastanza facile che dà una quantità interessante perché vedete questo è comunque un flusso molto grande, vuol dire che un centimetro quadro è una quantità molto piccola e quindi ci sono 6 per 10 alla 10, 60 miliardi di neutrini che passano, che arrivano dal Sole in un centimetro quadro che è una quantità piccola come un'unghia più o meno. Quindi l'osservazione dei neutrini solari. Come osservare i neutrini solari? La possibilità di osservare i neutrini solari è stata proposta per la prima volta nel 1957 da Bruno Pontecorvo, il quale ha suggerito di rivelare i neutrini solari usando un rivelatore che contiene molte tonnellate di cloro tramite questa reazione, quindi il neutrino interagisce col cloro, genera un argo e un elettrone. Quindi qui non possiamo più usare lo stesso metodo per i reattori, perché quello era il metodo per rivelare gli antineutrini. Qui dobbiamo rivelare neutrini, quindi dobbiamo usare un processo diverso. E non ci sono processi così comodi come quello per gli antineutrini. E quindi quello che bisogna utilizzare sono processi di questo tipo che sono interazioni nucleari. E studiando le caratteristiche dei vari nuclei si trova che una reazione conveniente è questa qui, quindi la reazione appunto di assorbimento dei neutrini elettronici da parte del cloro. Ci sono diverse reazioni possibili, però quello che uno deve trovare è non solo una reazione che permetta di rivelare i neutrini, ma anche che sia possibile farlo con un atomo che è disponibile in grandi quantità in natura, perché avremo bisogno di un bidone di molte tonnellate di materiale, quindi non possiamo avere un materiale raro o molto costoso.
Quindi utilizziamo il cloro perché il cloro costa poco, quindi possiamo fare tante tonnellate, migliaia di tonnellate di cloro a un prezzo contenibile. Per vedere se è possibile rivelare i neutrini bisogna anche calcolare la sezione d'urto e questa è stata calcolata nel 64 da John Bacall e ha trovato che è sufficiente per rivelare i neutrini solari, dato il flusso che appunto si conosceva a partire dalla luminosità. E quindi nel 64, anche subito dopo il calcolo di Bacall, Davis propone l'esperimento che viene chiamato l'esperimento Olmsted, perché sta nella miniera di Olmsted. Quindi anche in questo caso bisogna fare l'esperimento sottoterra per ridurre il fondo dei raggi cosmici. E questo esperimento viene costruito dal 65 al 67 e appunto è un cosiddetto esperimento radiochimico che utilizza un immenso bidone che contiene un sacco di cloro che è nella forma di questo tetracloroetilene. E sono 615 tonnellate di questo materiale e l'idea è quella di andare poi a contare il numero di atomi di argon che vengono prodotti dai neutrini solari in questo grande bidone di cloro, perché non si può vedere in tempo reale gli atomi di argon quando vengono prodotti. Quindi questo è un esperimento diverso da quello che vi ho illustrato prima su Percamio-Candel. Lì si vede in tempo reale le tracce dei muoni all'interno del rivelatore. Qui no, questo è un bidone di cloro che viene lasciato più o meno esposto ai neutrini solari per un mese e poi dopo un mese con metodi radiochimici si fa un'estrazione e si vanno a cercare un piccolo numero di atomi, circa una trentina, in un mese vengono prodotti circa 30 atomi o 15, 30, insomma di quell'ordine di grandezza, in un bidone che ha 615 tonnellate di materiale, quindi ha tanti numeri di Avogadro, quindi avrà 10 alla 30 atomi, qualcosa del genere. Quindi immaginate che è una cosa veramente difficile e a prima vista sembrerebbe anche impossibile. E invece ci riescono, ci sono riusciti, e ci sono riusciti utilizzando appunto un metodo radiochimico che consiste nel fatto prima di estrarre delle piccole quantità di materiale che contengono questi atomi di argon. Quindi gli atomi di argon non li possiamo estrarre uno a uno perché non li possiamo prendere con le pinzette, no? Devono stare in qualche forma. Quindi con metodo radiochimico viene estratto prima appunto dei piccolissime quantità di materiale che contengono gli atomi di argon e questi atomi di argon sono radioattivi, quindi questi atomi di argon vengono posti in dei contatori che misurano la radioattività di questa piccola quantità di materiale. Dalla quantità misurata si misura quanti atomi di argon ci sono in questa piccola quantità. E quindi l'esperimento, questo è stato un risultato veramente importante per la fisica, la prima rivelazione dei neutrini solari che è appunto avvenuta nel 1970 e che poi ha fruttato a Davis il premio Nobel nel 2002 e questa rivelazione è importante non solo per la fisica del neutrino, ma per tutta la fisica e anche per la fisica del Sole, perché fino ad allora il fatto che il Sole producesse energia attraverso l'energia termonucleare era un'ipotesi molto, molto plausibile, tutti ci credevano, però non era un'ipotesi dimostrata. Invece, dopo la rivelazione dei neutrini, questo è stato dimostrato proprio sperimentalmente. Dopodiché, appunto, i neutrini sono stati rivelati da diversi esperimenti, l'esperimento Camio-Kande, Sage, Galex, questo è un esperimento al gran sasso,
Super Camus Kande, e poi più recentemente, come vedremo, Snow e anche un altro esperimento al Gran Sasso che si chiama Borexino. Quindi c'è una. Ora i neutrini solari sono ben conosciuti e ci sono un sacco di dati sui neutrini solari. Questo qui è lo spettro del flusso dei neutrini solari sulla Terra e vedete che questo praticamente dà il flusso di neutrini in funzione dell'energia. Vedete che qui sono le varie reazioni che producono i neutrini nel ciclo PP, quindi i neutrini che vengono dalla reazione iniziale, quella che ho chiamato reazione PP, sono questi qui che hanno un flusso molto alto, ma sono a bassa energia e quindi. Siccome la sezione d'Urto per la rivelazione dei neutrini cresce con l'energia, più si va in basso con l'energia, più è difficile vederli. E quindi i neutrini PP sono tanti, ma è difficile vederli. E invece se si va a più alta energia, ci sono questi neutrini del decadimento del boro 8 che sono visti molto bene, ad esempio nell'esperimento Super Camus Kande e l'esperimento Snow di cui parlerò, in seguito. L'esperimento del cloro, che sarebbe quello appunto di Olmsted, era sensibile solamente ai neutrini del berillio e ai neutrini del boro, quindi perché la soglia affinché avvenga quella reazione è appunto proprio sotto la linea dei neutrini del berillio e non poteva vedere i neutrini PP. Per vedere i neutrini PP sono fa stati fatti altri esperimenti che utilizzano sempre un metodo radiochimico, utilizzano il gallio invece del cloro e questi hanno visto anche i neutrini PP. Quindi come esercizio possiamo calcolare qual è la frequenza di produzione di atomi di argon nell'esperimento Olmsted. Vi ricordate che vi ho detto che sono visti, non so se l'ho detto, ma c'era scritto che sono stati visti circa due atomi, una produzione di circa due atomi, un atomo, no, un atomo di argon ogni 2 giorni. Sì, giusto. Quindi possiamo calcolare qual è la reazione prevista. Sapendo che cosa? Quindi per fare questo dobbiamo sapere la sezione d'Urto, quindi sappiamo che il neutrino e l'esperimento Olmsted, in base a questa figura qui che vi ho mostrato prima, l'esperimento Olmsted, che è quello del cloro, può vedere i neutrini del berillio 7 e i neutrini del boro. Può vedere anche questi PEP e EP, ma questi sono in quantità molto piccola, quindi li trascuriamo. Consideriamo solo il berillio 7 e il boro. Quindi bisogna sapere la sezione d'Urto dei neutrini del berillio 7 sul cloro, e dei neutrini del berillio prodotti dal boro 8 sul cloro e sono dati da queste due quantità. Bisogna sapere i flussi dei neutrini del berillio 7 e del boro 8, che questi vengono calcolati a partire dal modello solare, quindi sono dati qui. E poi come dato per calcolare la frequenza di produzione degli atomi di argon, bisogna anche sapere che il cloro ha peso atomico 35,45 e l'abbondanza isotopica del cloro 37 è 24%. Quindi l'isotopo più abbondante è il cloro 35, per cui peso atomico è vicino a 35, però 24% è fatto di cloro 37, quindi il peso atomico è un po' maggiore. Quindi questo è appunto il peso atomico medio tra i vari isotopi che si trovano in natura. Quindi la frequenza di produzione di atomi di argon è data dalla sezione d'Urto
dei neutrini del beriglio 7, per il flusso dei neutrini del beriglio 7, più la sezione d'urto dei neutrini del boro 8, per il flusso dei neutrini di boro 8, e il tutto lo dobbiamo moltiplicare per il numero di atomi di cloro 37 che stanno all'interno del rivelatore. Quindi, diciamo, questi due prodotti li calcoliamo dai dati che sono dati di partenza, e sono questi valori qui, e quello che dobbiamo in realtà solo calcolare effettivamente è il numero di atomi di cloro 37 che si trovano nel rivelatore. E per fare questo, bisogna calcolare prima il peso atomico, della molecola nella quale il cloro si trova, quindi il peso atomico totale della molecola sarà uguale a 2, il peso atomico del carbonio che è 12, quindi 2 per 12, più 4 per il peso atomico del cloro, che è quello che avevo detto qui, che era quindi 35,45, e il risultato totale è 165,8. Quindi il numero di molecole di C2Cl4 che si trovano all'interno delle 615 tonnellate è dato da 615 per 10 alla 6 diviso questo numero qua, e quindi viene uguale a 2,2 per 10 alla 30 molecole. E quindi il numero di atomi di cloro 37 è dato dalla percentuale isotopica, che era il 24%, per 4, perché in ogni molecola ci sono 4 clori, e quindi praticamente il numero resta uguale perché questi due si eliminano. E il risultato totale per la frequenza di nuclei di argon che vengono prodotti è 1,4 per 10 alla meno 5 al secondo. Siccome ragioniamo in termini di giorni, teniamo conto che un giorno è uguale a 86.400 secondi, e quindi la frequenza di nuclei di argon che è prodotta è 1,2 al giorno. Però, quindi questo è il risultato finale dell'esercizio. Però ora torniamo a quello che vi ho detto prima, che sono stati osservati circa un argo ogni 2 giorni, e quindi 0,5 argon al giorno. E questo qui è meno della metà di quello che è previsto. E questo qui è il problema dei neutrini solari. Quindi appena è stata fatta la prima misura dei neutrini solari da parte dell'esperimento Olmsted, questo è stato un grande risultato perché appunto ha dimostrato la produzione di energia termonucleare all'interno del Sole, ha visto i neutrini solari, però ha anche subito posto un problema. Il numero di neutrini solari che vediamo è meno della metà di quello che ci aspettiamo. E questo appunto è la nascita del problema degli anni solari, dei neutrini solari attorno al 1970. E questo è un problema che appunto poi è stato risolto con le oscillazioni. E la prima proposta del fatto che appunto i neutrini solari possano oscillare è stata fatta da Pontecorvo prima della scoperta del problema dei neutrini solari. Lui praticamente ha predetto il problema dei neutrini solari, perché nel 68, studiando le oscillazioni, appunto ha ipotizzato che i neutrini solari possano oscillare, e in quel caso una parte dei neutrini solari possono oscillare, nuè, oscillano in nu mu, ma la reazione, quella del cloro, vede solo in nuè, non vede in nu mu, e quindi tutti i neutrini nuè che sono oscillati in nu mu vengono persi. E quindi quello che uno vede è meno di quello che ci si aspetta. E quindi in seguito alla scoperta appunto dalla misura di Olmsted, e quindi poi è nato il problema dei neutrini solari,
E dal 1970 fino al 2002 gli esperimenti hanno dibattuto accanitamente su diverse possibili soluzioni del problema e mi ricordo che venivano proposte anche soluzioni chiaramente impossibili, ma insomma c'erano proprio di tutti i tipi di proposte, alcune assurde. Comunque quelle, le due spiegazioni che venivano considerate plausibili e che erano sicuramente possibili, e la prima è che c'è un errore nel calcolo dei flussi di neutrini previsto dal modello solare, quindi che quello che vi ho spiegato prima per qualche motivo è sbagliato. E secondo è che una parte dei nuclei invece sparisce per effetto delle oscillazioni. Quindi in realtà, magari preciso un attimo questa affermazione qui, diciamo in realtà quello che vi ho spiegato prima è giusto, non può essere sbagliato perché i 6 per 10 alla 10 neutrini che arrivano per centimetro quadro al secondo, di sicuro arrivano perché questo è basato, come abbiamo visto, semplicemente sulla luminosità del Sole. Però questo è il flusso totale di neutrini e principalmente di neutrini pp, quindi quelli che hanno bassa energia. Quindi quelli è quasi dalla luminosità del Sole è sicuro che il flusso dei neutrini pp è di quell'ordine lì, è circa 6 per 10 alla 10. Invece l'esperimento Olmsted vedeva i neutrini del berillio e del boro. Questa è una catena secondaria e come vi ricordate, magari torno indietro, la quantità di neutrini che vengono emessi in queste due catene dipende da queste percentuali qui. E queste percentuali qui sono percentuali che invece devono essere calcolate nel modello solare. Quindi se queste percentuali sono sbagliate, allora il flusso dei neutrini del berillio e del boro è diverso da quello che vi ho dato, che ho scritto qui, e quindi l'aspettazione è diversa. Quindi la discussione è su appunto i dettagli del modello solare, quindi la produzione dei neutrini del berillio e del boro che richiede proprio un calcolo del modello solare. E quindi questo dibattito è andato avanti per più di 30 anni e è stato finalmente risolto dall'esperimento Snow che ha dimostrato che i neutrini solari oscillano e la spiegazione appunto del problema dei neutrini solari sono le oscillazioni e per questo il leader di questo esperimento, Arthur MacDonald, ha preso il premio Nobel insieme a Kajita. L'esperimento Snow è un esperimento molto furbo e particolare perché è anche questo un rivelatore che utilizza la luce Cherenkov, quindi è un bidone di acqua, però questa volta è acqua pesante, non è acqua normale. L'acqua pesante è fatta di deuterio, quindi gli idrogeni, gli H2 qui è rimpiazzato da D2, quindi sono due deuteri e quindi i deuteri contengono, quindi sono versioni pesanti dell'idrogeno nel quale insieme al protone c'è anche un neutrone. E la cosa appunto interessante è che i neutrini possono interagire con il deuterio in due modi. Uno è la cosiddetta interazione di corrente carica, che viene abbreviata come CC, che è la reazione standard nella quale il neutrino elettronico interagisce col neutrone che sta all'interno del deuterio, questo viene trasformato in un protone con questa reazione che abbiamo già visto in slide precedenti, per cui il deuterio diventa due protoni, 2 pp, e poi c'è l'emissione anche di un elettrone. Quindi questo processo può essere appunto visto all'interno di questo rivelatore.
Però poi c'è anche un nuovo tipo di interazione che non ho avuto il tempo di discutere, quella cosiddetta di corrente neutra, nella quale i neutrini semplicemente interagiscono con le particelle senza trasformare, ad esempio, un protone in neutrone o viceversa. E semplicemente un neutrino colpisce un protone, questo qui resta a se stesso, oppure un neutrino colpisce un neutrone, questo qui resta a se stesso. Quindi questa interazione di corrente neutra può semplicemente dissociare il deuterio. E quindi lo stato finale qui, invece di avere due protoni, ha un protone più un neutrone e poi non ha l'elettrone. Quindi due tipi di reazioni sono distinguibili perché lo stato finale è diverso. E possono essere distinte perché il neutrone può essere visto all'interno del deuterio perché viene catturato sugli atomi del deuterio. E come vedete qui, mentre questa reazione qui può rivelare solo neutrini elettronici, questa reazione qui rivela tutti e tre i tipi di neutrini. E si può dimostrare che la sezione d'Urto è esattamente uguale, quindi li rivela tutti e tre con la stessa preferenza. E quindi questa reazione qui può misurare il flusso totale dei neutrini che vengono dal Sole, indipendentemente dal fatto che siano oscillati o no, perché se i NUE oscillano, allora questa reazione qui viene osservata con intensità minore perché una parte dei nuè sono diventati ad esempio nu mu. Però qui se i nuè si trasformano in nu mu non cambia niente, quindi sia i nuè che i nu mu producono lo stesso segnale. L'esperimento SNOW è un esperimento che è stato fatto in Canada in una miniera. Una delle miniere più profonde al mondo e l'esperimento si trova a 2000 metri di profondità in una miniera. E appunto è fatto sempre di un bidone, in questo caso sferico, riempito di acqua pesante e anche qui vedete che le stesse due reazioni sono rappresentate, quindi un neutrino elettronico genera questo stato finale qui e quello che si osserva è la radiazione Cherenkov emessa dall'elettrone che viene prodotto e invece in questo caso non c'è l'elettrone e si produce un neutrone che viene catturato poi dal deuterio e si emette un tipo di radiazione diversa e quindi si può distinguere questi due tipi di segnali. E questi sono i risultati dell'esperimento SNOW normalizzati rispetto alle previsioni del modello solare. Quindi per quanto riguarda la misura di corrente carica, che quindi vede solo i neutrini elettronici, il rapporto tra la frequenza di eventi misurata rispetto a quella prevista sulla base del modello standard del Sole, è 0,35, quindi vuol dire che più della metà dei neutrini elettronici sono spariti. Però se si va a vedere il flusso totale di neutrini attraverso le correnti cariche, il rapporto è in buon accordo con 1. Quindi il flusso totale di neutrini, nu e nu mu nu tau, è in accordo con quello previsto dal modello solare, mentre il flusso dei neutrini elettronici è inferiore, quindi l'unica possibilità è che, siccome il Sole può produrre solo neutrini elettronici, l'unica possibilità è che i neutrini elettronici si siano trasformati in nu mu o nu tau. E quindi questa è la prova che appunto ci devono essere state queste trasformazioni e queste trasformazioni sono dovute appunto alle oscillazioni. Dunque, per
Quindi questo io non vi ho detto, ma se volete potete farmi domande in qualsiasi momento e interrompermi. Se c'è qualcosa di non chiaro, chiedete. Quindi questa è appunto la spiegazione della soluzione del problema dei neutrini solari e la dimostrazione che i neutrini solari oscillano. E a questo punto possiamo un po' ricapitolare, cioè mettere tutto insieme e abbiamo visto che abbiamo due tipi di oscillazioni, quelli dei neutrini solari e quelli dei neutrini atmosferici. Ma le oscillazioni dei neutrini solari avvengono a distanze molto più lunghe rispetto a quelle dei neutrini atmosferici e si può dimostrare analizzando i dati che sono generate da un delta M quadro che è diverso. Quindi il delta M quadro che è quello dei neutrini solari è questo qui che è 7,5 per 10 alla meno 5 elettron volt quadri, che è circa 30 volte maggiore di quello del delta M quadro dei neutrini atmosferici. Quindi questo è quello che vi avevo dato prima. Questi due delta M quadri al giorno d'oggi sono misurati molto bene perché ci sono tanti esperimenti che hanno osservato i neutrini solari e diversi esperimenti che hanno misurato i neutrini atmosferici e poi anche i cosiddetti esperimenti long baseline sulla Terra hanno misurato oscillazioni dello stesso tipo dovute al delta M quadro atmosferico. Quindi conosciamo molto bene questi valori e le incertezze su questi valori qui sono abbastanza piccole. E questi due tipi di oscillazioni corrispondono anche a due angoli di mixing diversi. Questo è l'angolo di mixing dei neutrini solari e questo è l'angolo di mixing dei neutrini atmosferici. Quindi avendo due delta M quadri non possiamo più vivere con l'approssimazione che ho utilizzato in alcune slide precedenti, quella solo di due generazioni. Quindi perché se abbiamo due generazioni abbiamo solo due neutrini massivi che hanno solo una differenza di massa, quindi abbiamo solo la possibilità di avere solo un delta M quadro. Per avere due delta M quadri bisogna avere tre generazioni. Quindi tre generazioni danno proprio due delta M quadri e qui vi ripropongo la stessa figura che ho mostrato nelle slide precedenti, ma nella quale ho aggiunto questa parte verde, nella quale ho scritto, ho aggiunto anche i neutrini massivi. Quindi nella slide precedente c'erano solo i limiti sulla massa dei neutrini, diciamo la massa che possiamo chiamare una massa efficace perché non hanno una vera massa, i neutrini E, mu e tau, che sono invece delle combinazioni di nu1, nu2 e nu3 che sono i neutrini massivi. Quindi in una figura delle masse, quelli che contano sono i neutrini massivi. E abbiamo visto che e comunque la massa del neutrino elettronico è una combinazione delle masse del nu1, nu2 e nu3. Se c'è questo limite superiore, vuol dire che le masse sia del nu1 che del nu2 e nu3 devono essere minori di questo limite qui, e anche tenendo conto del fatto che le differenze di massa sono molto più piccole di un elettronvolt. Quindi abbiamo visto che i delta M quadri sono piccoli, quindi la differenza di massa è più o meno la radice del delta M quadro e quindi è una quantità più piccola dell'elettronvolt. E quindi attualmente per tutti e tre i neutrini massivi esiste questo limite superiore che è circa dell'ordine di un elettronvolt. Nel campo della fisica dei neutrini quello che ci si chiede e qual è il valore di queste masse e qual è il loro possibile ordinamento. L'ordinamento delle masse vuol dire qual è, appunto, come sono
arrangiate le masse in una scala di massa che va dal basso verso l'alto in ordine di masse quadrati crescenti in questa figura qui, che è semplicemente una figura schematica. Quindi se consideriamo ad esempio il caso a sinistra, che è il cosiddetto ordinamento normale, abbiamo tre neutrini massivi che sono comunque composti da neutrini di sapore, secondo questi colori, che sono sistemati in modo che i due neutrini più leggeri generano il delta M quadro dei neutrini solari. E la differenza tra questo neutrino più pesante genera il delta M quadro dei neutrini atmosferici. Però si può avere anche la situazione ribaltata, nella quale invece i due neutrini più pesanti generano il delta M quadro dei neutrini solari, e questa differenza qui è sempre quella dei neutrini atmosferici. E questo è chiamato ordinamento inverso perché diciamo, ci si aspetta che se le masse sono piccole, anche le differenze di masse sono piccole, quindi questa situazione qui sembra un po' più naturale. Quindi se i neutrini hanno massa piccola, la loro differenza di massa è piccola e quindi ci si aspetta che i neutrini più leggeri, quelli con masse inferiori, generano il delta M quadro più piccolo. Nel caso appunto di tre generazioni ci possono essere solamente queste due possibilità e ci sono solamente due delta M quadri indipendenti perché ovviamente uno può costruirsi tre differenze di masse quadrate, però le tre differenze non sono indipendenti come uno può calcolare immediatamente perché se ad esempio uno prende delta M quadro 2, 1, quindi M quadro 2 meno M quadro 1 e delta M quadro 1, 3 come indipendente, allora il delta M quadro 3, 2 è uguale a meno la somma degli altri due. Quindi avendo tre neutrini massivi ci sono solo due delta M quadri indipendenti e questi due sono proprio quelli che servono per spiegare le oscillazioni dei neutrini solari e dei neutrini atmosferici. Non so se volete fare una pausa a un punto. Sì, prego. Perché appunto il delta M quadro determina qual è la lunghezza di oscillazione del neutrino. Quindi i neutrini atmosferici devono oscillare su una distanza che è quella del diametro della Terra. No, cioè, per ogni neutrino avvengono due tipi di oscillazioni. Prima è quella generata dal delta M quadro più grande, che in questo caso è il delta M quadro atmosferico, che quindi quando il neutrino parte, prima può oscillare a seconda del delta M quadro atmosferico. Anche l'oscillazione dovuta al delta M quadro solare è partita, però è troppo piccola, quindi quindi se facciamo tipo la probabilità in funzione della distanza. Quindi l'oscillazione mettiamo dovuta al delta M quadro atmosferico è così. E invece l'oscillazione dovuta al delta M quadro solare avviene
a distanze molto più lunghe. E così. Quindi se mettiamo un rivelatore, ad esempio qui, questo qui vede già l'oscillazione dovuta al deltaME quadro atmosferico perché ha già avuto tempo di svilupparsi, ma l'oscillazione dovuta al deltaME quadro stellare non ha avuto ancora tempo di svilupparsi. Quindi per vederla bisogna andare più lontano. Quindi veramente, appunto, essendo molto diverso, dovremmo fare così. Quindi, ad esempio, un esperimento come Supercamio Cande, che mettiamo che questa corrisponde alla distanza al diametro della Terra. L'esperimento Supercamio Cande utilizzando i neutrini atmosferici vede le oscillazioni dovute al deltaME quadro atmosferico, ma non vede le oscillazioni dovute al deltaME quadro solare perché si sviluppano a distanze più grandi. Come? Sì, cioè essendo il deltaME quadro più piccolo, siccome la probabilità dipende dal deltaME quadro per la distanza, per vedere un deltaME quadro più piccolo bisogna andare a distanze più grandi. Quindi se vogliamo fare un intervallo, lo facciamo ora, magari facciamo qualche minuto. Ma del resto, perché qualcuno chiedeva, queste trasparenze qui, l'Accademia le mette poi sul suo sito solo alla fine di tutto il corso. Chi le volesse avere prima, per esempio le tue, uno le può trovare sul tuo sito. Gliele posso dare ora se hai il computer, ma Sì, altrimenti se, no, sul mio sono sito? sul tuo sito, sono lì le prove, le hai già messe No, non le ho messe ancora, però lì? Vabbè, magari in le questi posso giorni se puoi mettere. metterle, perché forse qualcuno ha interesse a avere poi al più presto questi conti, che sono dei bei conti. Del Ma se qualcuno resto, vuole prenderlo ora. chiedo, no, del resto una curiosità. Nei corsi che fate voi con i docenti, alcuni di questi elementi possono essere inseriti, dipende dalla scelta, come avviene? Per l'insegnante può decidere, per esempio, di fare qualcosa di informativo, se no, credo che la corsa di fisica, per cui il corso di fisica, anche per quanto sia approfondito, la fisica di neutrino passa solo attraverso le Perché alcuni di questi argomenti, in realtà, richiedono poca informazione avanzata, nel senso che il concetto di, come veniva detto appunto da Carlo Giunti, il concetto di sezione 1 è un concetto anche classico, quindi questo. Poi calcolarla è un altro paio di maniche, bisogna usare delle teorie quantistiche, teorie dei campi, però alcuni di questi valori, tipo quelli indicati, sono forniti già da chi ha calcolato queste sezioni 1. Il resto, appunto, semplicemente come concetto di valutazione di numero di eventi attesi, eccetera, sono i conti che sono mostrati lì, che sono proprio, diciamo, fanno uso del concetto classico di sezione d'Urto. Il calcolo della sezione d'Urto nell'ambito della teoria richiede lo sviluppo di una teoria dei campi. Però alcuni di questi esercizi, è per questo che appunto Carlo Giunti giustamente ha proprio sviluppato degli esercizi nei dettagli. E questi sono accessibili con delle nozioni molto semplici. Il concetto di oscillazione no, questo è un concetto quantistico, perché la probabilità
Quindi vediamo, nella slide precedente vi avevo mostrato appunto il limite sulle masse del neutrino elettronico che è circa 2 electron volt. E qui vediamo brevemente come questa massa è determinata col metodo che è stato, vi ricordate, suggerito da Fermi nel suo primo lavoro, nel 1934, di osservare la parte finale dello spettro dell'elettrone emesso in un decadimento beta. E questa parte finale viene modificata se il neutrino ha una massa. Il nucleo più conveniente da utilizzare per questa misura è il trizio, quindi questo è un idrogeno con due neutroni, che è altamente radioattivo e questo decade in elio 3 con emissione di un elettrone e un antineutrino elettronico. L'energia liberata in questo processo è data dalla massa dello stato iniziale meno il totale della massa degli stati finali, quindi è 18,58 keV, e questa è l'energia cinetica massima che l'elettrone può assumere quando viene emesso. Quindi l'energia in media viene divisa tra l'elettrone e l'antineutrino, ma quando il neutrino viene emesso con impulso molto piccolo, zero, allora l'elettrone assume il suo valore massimo. Quindi questo è quello che viene chiamato appunto la parte finale, l'endpoint dello spettro. Lo spettro è proporzionale al quadrato di questa quantità che si chiama funzione di Curie. Qui Curie è con la K, quindi non è Madame Curie, quella è un altro Curie, un Curie che il cui nome incomincia con la K, che è un fisico tedesco. Quindi la funzione di Curie è questa quantità qui, dove T è l'energia cinetica dell'elettrone. Quello che si fa è appunto plottare la funzione di Curie in funzione dell'energia cinetica dell'elettrone. E come si vede qui, le masse dei neutrini entrano con questa combinazione perché appunto abbiamo detto che il neutrino elettronico, che è quello che viene emesso, non ha una massa definita, ma è una combinazione dei neutrini con massa definita e qui ho considerato per semplicità solo 2, perché aggiungere un terzo pone molte complicazioni per il mixing, quindi ho preferito fare questa semplificazione, in modo che vedete che appunto entrambe le masse contribuiscono alla massa efficace a seconda del mixing che c'è. E quindi se la massa è zero, allora qui questa radice dà un Q-T, che quindi il Q-T moltiplica per questo, diventa un Q-T al quadrato, e poi la radice lo fa diventare di nuovo un Q-T, quindi la funzione di Curie è esattamente Q-T se la massa è zero, e quindi è una funzione lineare che è data quindi dalla linea blu e finisce esattamente a Q. Quindi Q, in quel caso la massa del neutrino è zero e il valore ma massimo dell'energia cinetica dell'elettrone è esattamente uguale a Q. Se il neutrino invece ha una massa, un po' di energia deve essere spesa per dare massa al neutrino. Quindi la funzione di Curie non può finire a Q, ma deve finire a Q meno la massa efficace e si deve osservare questa distorsione dello spettro che è data dalla curva viola. E gli esperimenti vanno proprio a studiare questa parte endpoint dello spettro per vedere se osservano questa distorsione. Questa è una misura estremamente difficile perché lo spettro è molto largo e quindi i decadimenti avvengono in maniera random su tutto lo spettro. E la quantità di decadimenti che avvengono proprio in fondo è molto piccola, perché lì appunto lo spettro va a zero, quindi la probabilità è piccola,
E bisogna esaminare proprio uno piccolo intervallo proprio vicino all'endpoint. Quindi sono esperimenti estremamente difficili e gli esperimenti che sono stati fatti hanno portato a questo limite qui. C'è ora un esperimento che viene fatto in Germania, che ha iniziato a costruire l'esperimento più di 10 anni fa, ci è voluto un sacco di tempo. È un esperimento enorme, come vedete, vabbè, questa è una illustrazione del setup dell'esperimento, che hanno quindi queste sono un tunnel dove viene messo qui il trizio decade, produce l'elettrone, poi gli elettroni vengono mandati in questo tubo a vuoto in uno spettrometro, che è questo grande quasi cilindro, diciamo, che riesce a misurare l'energia cinetica dell'elettrone. Per misurarla con grande precisione bisogna avere uno spettrometro enorme, e lo spettrometro di Catherine è questo qua. Quindi vedete che è un esperimento veramente quasi fantascientifico, perché hanno questo spettrometro che è stato costruito in qualche fabbrica in Germania, poi è stato portato e dovevano portarlo poi al laboratorio. E una parte del tragitto l'hanno fatta sul fiume, quindi sul fiume è facile portare carichi grandi, ma poi dal fiume Reno al laboratorio di Karlsruhe hanno dovuto portarlo con un camion, e qui a un certo punto hanno avuto problemi, perché proprio per pochi centimetri sono riusciti a passare attraverso due case. Quindi questo esperimento riuscirà, forse l'ho scritto nella slide precedente, a migliorare la sensitività circa di un ordine di grandezza, quindi da 2 electron volt si passerà a 0,2 electron volt come limite se non vedono niente. Quindi 0,2 electron volt sono 200 milli electron volt. Come vedete, appunto, questo esperimento che inizierà a prendere dati proprio, inizia in questo periodo a prendere dati, e avrà risultati nel giro di 1 o 2 anni. È praticamente un esperimento, l'ultimo esperimento che si può fare con questa tecnica, perché avere degli spettrometri più grandi è, insomma, praticamente impossibile. Quindi, se loro non riescono a misurare la massa del neutrino, bisognerà trovare delle nuove tecniche diverse per andare a misurarle. Ci sono alcune idee in proposito, ma questa è tecnologia che va sviluppata. Mentre questa, invece, questa tecnologia che loro usano è la stessa tecnologia che è stata utilizzata in esperimenti precedenti, ma con spettrometri più piccoli. Ok, questo è quanto per la misura delle masse. E vediamo invece una cosa molto interessante, che è questa possibilità che i neutrini siano particelle molto particolari, diverse dalle altre, e siano le cosiddette particelle di Majorana. Per capire di cosa sto parlando, vi ricordo che nel 1928 viene formulata da Dirac la teoria quantistica dell'elettrone, che poi si applica alla maggior parte delle particelle e anche ai neutrini. Secondo questa teoria, a ogni particella corrisponde una corrispondente antiparticella. Quindi, nella formulazione di questa teoria, infatti, Dirac fece la previsione che esistessero i positroni, che sono le antiparticelle dell'elettrone, che a quel tempo non erano conosciute. E dopo qualche anno sono stati scoperti i positroni, e questa è stata appunto la conferma di questa teoria, che poi è stata confermata anche per tutte le altre particelle. Quindi tutte le altre particelle hanno una corrispondente antiparticella.
Questo deve essere sicuramente vero per le particelle cariche, perché particella e antiparticella hanno carica opposta. Quindi le particelle e l'antiparticella non possono coincidere, devono essere due quantità diverse. E infatti, e questo quindi sappiamo di sicuro che anche perché sono state osservate, che per i quark esistono le corrispondenti antiparticelle con carica opposta e per l'elettrone esiste il positrone con carica opposta. Il neutrino invece è particolare perché ha carica zero, quindi è possibile che esista un'antiparticella e finora, ad esempio, vi ho parlato di antineutrini, quindi ad esempio i reattori producono antineutrini elettronici. Però è possibile che, siccome sono neutri, la particella e l'antiparticella coincidono. E questo è previsto dalla teoria di Majorana, che è stata formulata nel 1937, che prevede appunto la possibilità di questa stranezza, diciamo, per le particelle neutre. Quindi c'è la domanda alla quale ancora non sappiamo dare una risposta: se i neutrini sono particelle di Dirac, nella quale l'antineutrino è diverso dal neutrino, o sono particelle di Majorana, nella quale l'antineutrino è uguale al neutrino. E come si fa a distinguere queste due possibilità? Il processo più conveniente che viene usato negli esperimenti è il cosiddetto doppio decadimento beta senza neutrini. Questo è un processo che possiamo capire considerando prima un altro processo che è il doppio decadimento beta con neutrini. Quindi il doppio decadimento beta con neutrini è il decadimento di beta doppio di un atomo nel quale, ad esempio, se consideriamo un atomo di germanio, è possibile che contemporaneamente due neutroni nell'atomo di germanio effettuano il decadimento beta e quindi con l'emissione ciascuno di un elettrone e di un antineutrino elettronico e in quel caso il germanio diventa un selenio. Questi doppi decadimenti beta sono molto rari, sono molto più rari dei decadimenti beta ordinari e perciò si possono osservare solo quando gli stati nucleari hanno una configurazione energetica di questo tipo, nel quale l'atomo con numero atomico successivo ha uno stato fondamentale che ha una energia superiore all'atomo originario. In questo caso, anche se il germanio è radioattivo, cioè i neutroni all'interno del germanio avrebbero piacere a trasformarsi in protoni, ma non lo possono fare perché non possiamo trasformare questo atomo qui in questo qui, perché non, si violerebbe la conservazione dell'energia, bisogna fornirgli energia per fare la trasformazione, no? Quindi può decadere solo in uno stato con energia inferiore. E lo stato con energia inferiore disponibile è quello successivo, il selenio, quindi c'è bisogno che due neutroni contemporaneamente effettuino questa trasformazione. E se la probabilità che un neutrone effettua la trasformazione è piccola, la probabilità che due neutroni lo facciano è piccola al quadrato e quindi è molto molto più piccola. Quindi questi sono eventi molto molto rari che sono previsti dal modello standard, quindi sono eventi assolutamente ragionevoli e infatti sono stati anche osservati. E ad esempio, questi sono stati osservati per diversi nuclei e ad esempio per il germanio 76 è stato osservato che il tempo di dimezzamento dovuto appunto al doppio decadimento beta è 1,8 per 10 alla 21 anni.
Quindi qui notate che questo tempo è molto più grande del tempo di vita dell'universo. Il tempo di vita dell'universo è 13 miliardi di anni, quindi è 1,3 per 10 alla 10, quindi questo è più di 10 ordini di grandezza superiore all'età dell'universo, e il modo il fatto che noi possiamo osservarlo è che questo processo viene osservato per una grande quantità di atomi. Quindi anche se il singolo atomo ha bisogno di molto più dell'età dell'universo, in media il tempo di decadimento del singolo atomo è più lunga dell'età dell'universo, ma quando ne abbiamo tanti, qualcuno di essi decade in un tempo di vita, nel tempo di vita dell'esperimento. Quindi bisogna contare appunto quanti atomi su un grande bidone o una grande quantità di atomi decadono in una certa quantità di tempo. E quindi questo processo non ha niente di strano e emette antineutrini elettronici e quindi è permesso per i neutrini di Dirac. È possibile avere invece se il neutrino coincide con l'antineutrino. Questo antineutrino elettronico che è emesso qui è praticamente coincidente con un neutrino elettronico che può essere assorbito da un altro neutrone. Quindi il neutrino, invece di essere emesso al di fuori del nucleo, praticamente viene assorbito all'interno del nucleo da un altro neutrone e non viene emesso nessun neutrino. Quindi in questo processo vengono emessi solamente due elettroni. E quindi per questo si chiama doppio decadimento beta senza i neutrini, quindi senza emissione di neutrini, perché i neutrini vengono emessi, assorbiti internamente all'interno del nucleo. E questo appunto, come si vede chiaramente da questa linea, è possibile solo se antineutrino coincide con neutrino. E questo è possibile solo se appunto i neutrini sono particelle di Majorana, e in quel caso si può dimostrare che la massa, che la probabilità quindi per cui questo processo possa avvenire dipende dalla cosiddetta massa efficace, che in questo caso è data sempre da una combinazione, nel caso di approssimazione in due generazioni, delle masse del nu1 e delle masse del nu2 che sono pesate dall'angolo di Higgs. Qui la domanda è come fare a distinguere il doppio decadimento beta con neutrini da quello senza neutrini. Il metodo è molto semplice, perché il doppio decadimento beta con neutrini è simile a due decadimenti beta contemporanei, e quindi i due elettroni che vengono emessi trasportano parte dell'energia, e parte dell'energia viene trasportata dai neutrini. Quindi se uno va a misurare la somma dell'energia dei due elettroni, questa qui non è fissa, ma perché parte dell'energia può essere trasportata via dai due neutrini. E quindi la somma delle energie cinetiche dei due elettroni ha uno spettro continuo, quindi può variare da un valore minimo a un valore massimo che è l'energia massima emessa nel processo. Nel caso invece del doppio decadimento beta senza neutrini, vengono emessi solo i due elettroni, quindi loro devono portare via tutta l'energia che è data proprio dall'energia totale, che è il cosiddetto Q value, e quindi nel caso del doppio decadimento beta senza neutrini bisogna osservare un segnale che è proprio alla fine di questo spettro blu, quindi è un picco alla fine dello spettro. Quindi gli esperimenti che cercano questo processo vanno a vedere sempre vanno a vedere qui esattamente, si sa qual è il valore totale dell'energia emessa, vanno a vedere in un intervallo molto piccolo se vedono un eccesso di eventi in questo intervallo. Fatto
Finora l'eccesso di eventi non è stato visto e quindi gli esperimenti hanno determinato solo un limite superiore a questa massa efficace che è scritta qui e che equivale appunto al fatto che il processo non è stato visto, quindi non sappiamo se i neutrini sono particelle di Majorana, se potrebbero essere particelle di Majorana, ma con una massa efficace inferiore al limite che è stato stabilito dagli esperimenti. E quindi questa è una tabella che non voglio discutere in dettaglio, ma è solo per illustrarvi che ci sono tanti esperimenti che cercano questo processo. Questi sono i nomi degli esperimenti e lo cercano utilizzando diversi nuclei, perché diversi nuclei possono effettuare questo doppio decadimento beta, e si vede il calcio 48, il germanio 76, il selenio 82 e così via. E questi esperimenti cosa vanno a fare? Vanno a vedere se vedono questo eccesso in base al tempo di rivelazione, alle caratteristiche dell'esperimento. Possono mettere un limite inferiore al tempo di dimezzamento del nucleo per effetto del doppio decadimento beta senza neutrini. E vedete che sono tempi estremamente lunghi perché si arriva a 10 alla 25 o 10 alla 26 anni. E questo corrisponde a un valore superiore per la massa efficace dei neutrini, che è chiamata anche massa di Majorana, che è appunto, se si guarda l'esperimento che ha il limite migliore, è questo qua che indica che la massa efficace è minore di 0,16 elettronvolt, quindi siamo sempre a scale di massa minori dell'elettronvolt. Questo è un campo di ricerca molto interessante, ci sono appunto tanti esperimenti in tutto il mondo che cercano perché prima di tutto se vedono il risultato si ha una misura della massa efficace, ma soprattutto si dimostra che i neutrini sono particelle di Majorana e questo indicherebbe che i neutrini sono veramente diversi da tutte le altre, particelle. Vabbè, ora passiamo a un po' una carrellata di altri tipi di neutrini che sono stati osservati. Sì, prego. Sì, cioè la violazione del numero elettronico c'è. Sì, ci sarebbe, sì. È proprio, infatti il caso dei neutrini di Majorana viola il numero elettronico di due unità, perché sia appunto la sparizione di due. Del numero elettronico, sì. Però il numero elettronico non è un numero elettronico, è una quantità fondamentale, insomma, sì. Anzi, nelle teorie moderne si prevede che i neutrini siano particelle di Majorana e che quindi il numero elettronico totale è violato. E questo perché un neutrino di Majorana potrebbe sembrare più complicato di un neutrino di Dirac, invece è più semplice, perché appunto questa uguaglianza di particella e antiparticella vuol dire che è un'entità più semplice. E quindi le teorie fondamentali sono espresse in termini di quantità fondamentali semplici e quindi c'è una predilezione per il neutrino di Majorana. Scusa, forse uno qui può avere il dubbio. Ah,
Questa è la domanda che temevo, però no, la posso sicuro spiegare? che tu hai la risposta. Certo, la risposta non è così semplice, è legata al fatto che i neutrini, quindi abbiamo visto che i neutrini sono, è legata alla polarizzazione del neutrino, no? Abbiamo visto che i neutrini sono sinistrosi. Quindi un neutrino elettronico è sinistroso. Si può dimostrare che se i neutrini sono sinistrosi, allora gli antineutrini sono destrorsi. Quindi un altro neutrino elettronico è destrorso. Quindi quando noi diciamo che i neutrini sono gli stessi degli antineutrini, allora vuol dire che questi due non sono distinti dal fatto di essere neutrino e antineutrino, ma sono ancora distinti dalla polarizzazione. E quindi nelle interazioni deboli, quando un neutrino elettronico viene prodotto, quando ad esempio nelle interazioni beta abbiamo visto che un neutrino antineutrino elettronico viene prodotto. E questo è un antineutrino destrorso. Però questo non può essere, se nel caso di Majorana lo possiamo chiamare neutrino destrorso, però è ancora diverso dal neutrino sinistrorso. E quindi lui non può agire come un neutrino sinistrorso. Voglio dire, fisicamente però, di nuovo, non è collegato al fatto che il rapporto massa ad energia sia molto piccolo? Sì, certo, è connesso anche a quella cosa lì. Quella ora è ancora più complicato se uno va a pensare a quella cosa lì. Sostanzialmente è questo che deprime la probabilità del doppio beta senza neutrino. Il fatto che c'è di mezzo una conversione o comunque Ah, sì, no, la certo, sì. conversione, la probabilità che il neutrino si comporti in realtà come Sì. antineutrino, quindi coinvolge in termini di massa. Quindi dal punto di vista dimensionale il rapporto tra massa ed energia che è infimo, quindi se Sì. uno nasce neutrino non è che si possa comportare simultaneamente anche come antineutrino. Non vorrei complicare troppo le Sì, cose. Comunque, appunto, ci sono no, quello che volevo dire è che ci sono due cose che distinguono da neutrini da antineutrini. Uno è la cosa intrinseca di essere due cose diverse, neutrino e antineutrino. Sono due oggetti diversi. E l'altra è la polarizzazione. Ok? Quindi nel caso di particelle di Dirac abbiamo neutrini che sono sinistrorsi e antineutrini che sono destrorsi. Nel caso di particelle di Majorana abbiamo sempre i neutrini, sono sempre neutrini, ma quelli che noi abbiamo chiamato antineutrini destrorsi, li chiamiamo neutrini destrorsi. Quindi, non sono sempre distinti, ma hanno solo una quantità che li distingue, il fatto di essere sinistrorsi o destrorsi. Quindi questo, diciamo, senza andare appunto in spiegazioni molto più complicate, forse questo può spiegare un po' come il tutto alla fine resta coerente. Ok, quindi qui volevo appunto, ho mostrato in questo grafico molto interessante, sono i flussi di neutrini in funzione dell'energia, e alcuni flussi li abbiamo già visti, altri invece li descriverò brevemente nelle slide successive. Quindi quelli che abbiamo visti sono i neutrini solari, i neutrini da reattore, che sono qui, a queste energie qui, e hanno più o meno
valori di questo tipo, i neutrini atmosferici che sono qui. Quelli che brevemente vi mostrerò sono, cosa sono? Sono i neutrini cosmologici che vedete qui, sono a energie estremamente basse, il flusso è alto ma le energie molto molto basse. I neutrini da supernova che sono questi qui e i neutrini generati da galassie lontane che sono i nuclei galattici attivi quindi che vengono da parti lontane dell'universo, che hanno energie molto grandi, ma il flusso è molto piccolo. Quindi vedete che il metodo di rivelazione di questi vari tipi di neutrini è diverso perché appunto qui si parla di neutrini a bassa energia, che ne arrivano molti, ma a bassa energia. Qui energie intermedie, ma con flusso minore, e questo è un flusso veramente, sono tantissimi ordini di grandezza, più piccolo, però energie molto alte. Quindi ci vuole un tipo di metodi di rivelazione completamente diverso. Per i neutrini cosmologici o primordiali, ho solo una slide perché questo è un argomento molto complicato che richiederebbe proprio insomma, tutta diverse ore di lezione perché bisognerebbe spiegare l'evoluzione dell'universo e così via. Io ve lo dico solo in poche parole. Quindi, questo è una rappresentazione dell'evoluzione dell'universo a partire dal Big Bang. A partire dal Big Bang sapete che praticamente l'universo è stato creato nel Big Bang circa 13 miliardi di anni fa e all'inizio quando è stato creato, nei primi istanti di vita, era una plasma, cioè tutto l'universo era pieno di un plasma estremamente caldo che in espansione. E il plasma è come un gas che quando si espande diminuisce la sua temperatura, quindi l'espansione dell'universo fa diminuire la temperatura degli oggetti di questo gas che contiene e all'inizio, quindi essendo temperatura estremamente alta, non c'è tutte le particelle elementari sono libere. Perché quando la temperatura è alta, addirittura vengono create a partire dai fotoni. Quindi fotoni di altissima energia possono creare coppie particella-antiparticella. Andando poi a temperature sempre più basse, le particelle che sono troppo pesanti decadono e non vengono più ricreate perché non c'è energia a sufficienza, e fino a che si arriva a una certa situazione nella quale sopravvivono solo le particelle ordinarie, quindi protoni, neutroni, elettroni e neutrini. Però l'energia è ancora alta, molto alta, e queste particelle sono libere. Poi, quando si ha un raffreddamento, si ha la cosiddetta nucleosintesi, quindi la formazione dei nuclei atomici e poi dopo questo avviene circa un secondo più o meno dopo il Big Bang o qualcosa del genere, o pochi secondi dopo il Big Bang, e poi si ha un'epoca nella quale si ha questi nuclei, appunto l'universo sempre si espande, i nuclei si raffreddano, però gli elettroni sono ancora liberi perché l'energia dei fotoni, che praticamente domina l'energia dell'universo, è maggiore dell'energia di legame degli elettroni, quindi gli elettroni non riescono a legarsi ai nuclei. Si arriva poi a 300.000 anni, quando la temperatura diventa minore dell'energia di legame degli elettroni e si formano gli atomi. A quel punto, gli atomi sono neutri e quindi la probabilità di interazione dei fotoni con gli atomi diminuisce
drasticamente. E l'universo diventa improvvisamente trasparente ai fotoni, sia la cosiddetta creazione della radiazione cosmica di fondo, che è questa linea qua, e dopodiché, appunto, quello che restano sono la materia composta da atomi e i fotoni che costituiscono la radiazione cosmica di fondo, poi la materia si aggrega in strutture, forma le galassie, forma le stelle, i pianeti e così via finché arriviamo alla nostra epoca. Per quanto riguarda i neutrini, il tempo interessante è quello immediatamente prima della nucleosintesi, quindi a un tempo di circa un secondo dopo il Big Bang. Nel quale più o meno in questo periodo l'interazione dei neutrini con la materia circostante diventa troppo debole perché l'interazione aumenta con l'energia. Man mano che l'universo si espande, l'energia diminuisce e quindi a un certo punto, mentre prima i neutrini avevano energia molto grande e quindi praticamente interagivano continuamente con il plasma. Quando si arriva a circa un secondo e la temperatura va al di sotto di un MeV circa, i neutrini non riescono più a interagire col plasma e quindi l'universo diventa trasparente ai neutrini. Quindi è un fenomeno simile a quello che succede per la radiazione cosmica di fondo. Quindi dopo circa un MeV, i neutrini, l'universo è trasparente e tutti i neutrini che erano stati creati prima si propagano liberamente e sono ancora che si propagano nell'universo, quindi tutto attorno a noi c'è questo mare di neutrini primordiali che appunto ci colpisce in ogni istante. Dalle caratteristiche della cosmologia, quindi dall'evoluzione dell'universo, si può calcolare qual è il numero di questi neutrini primordiali e si calcola che è circa 56 neutrini per centimetro cubo. E questi neutrini hanno una temperatura estremamente bassa, che è un po' più piccola della temperatura della radiazione cosmica di fondo che è 2,7 Kelvin. Quindi questa è una temperatura vicina allo zero assoluto. Quindi sono neutrini estremamente freddi e una temperatura così piccola vuol dire che l'energia di questi neutrini è molto piccola. E trasformando appunto i Kelvin in energia si può determinare che l'energia media è circa 10 alla meno 4 elettron volt. Ma questo vuol dire che i neutrini hanno un'energia molto piccola e addirittura che la loro energia è più piccola della loro massa, perché abbiamo visto che esistono dei limiti superiori alla massa dei neutrini, ma esiste anche un limite inferiore, perché dal fatto che esistono i delta M quadri ci devono essere delle masse che danno origine a questo delta M quadro. Il delta M quadro più piccolo è quello del delta M quadro solare. E vedete che questa energia qui è più piccola della radice del delta M quadro solare. E quindi questi neutrini sono addirittura non relativistici, hanno una energia cinetica più piccola della loro massa. Quindi sono neutrini molto particolari e sono molto interessanti. E purtroppo il fatto che abbiano un'energia così piccola fa sì che sia estremamente difficile osservarli, e infatti ancora non sono stati osservati. E non è ben chiaro come possono essere osservati, quindi ci sono degli studi in proposito, ma non sarà facile farlo perché appunto la probabilità di interazione cresce con l'energia. Essendo un'energia così piccola, la probabilità di interazione è molto bassa e si può calcolare che la probabilità di interazione è circa
un milione di volte più piccola dei neutrini da reattore. Quindi è molto difficile osservarli e questo è un argomento per la ricerca futura. Quindi la domanda è se riusciremo e quando. Probabilmente ci riusciremo, ma non si sa quando. Ok, quindi questo è quanto sui teoremi primordiali. Forse mi sono dimenticato di dire qui che esistono anche i neutrini terrestri, che sono i cosiddetti geoneutrini, che sono qua, che sono quelli che vado un attimo a discutere di seguito. I geoneutrini sono altri neutrini molto interessanti che sono emessi all'interno della Terra. All'interno della Terra. La Terra contiene elementi radioattivi, sapete che o contiene uranio e tanti altri minerali che sono quello che resta della formazione della Terra e che non sono ancora decaduti, perché i tempi di decadimento di questi elementi sono appunto molto lunghi, sono miliardi di anni. E all'interno della Terra gli elementi radioattivi contribuiscono alla produzione di calore all'interno della Terra, quindi a mantenere la Terra calda. Si sa che l'interno della Terra emette una quantità di circa 47 terawatt di calore, quindi su tutta la superficie terrestre escono 47 terawatt di calore prodotti all'interno della Terra. Questa è una piccola quantità rispetto al calore che riceviamo dal Sole, che è circa 173.000 terawatt, però è cruciale per la dinamica interna della Terra perché l'energia del Sole non riesce a scaldare l'interno della Terra. L'energia del Sole penetra solo per qualche metro, quindi tutto il calore interno della Terra è dovuto o al calore primordiale o al calore generato dai decadimenti radioattivi. E più o meno, diciamo, le stime sono molto difficili e sono vaghe, quindi una metà più o meno, una percentuale molto alta di ciascuno dei due contribuisce. I decadimenti radioattivi principali sono quelli dell'uranio-238, questo è il risultato finale di tutta una catena di decadimenti che parte dall'uranio, genera tanti nuclei che decadono e si arriva fino allo stato finale stabile che è il piombo-206 con l'emissione di 6 antineutrini elettronici. Il torio-232, anche questa è una catena che emette 4 antineutrini elettronici e il potassio-40 che è semplicemente un decadimento. E in tutti questi quindi in questi processi viene emessa energia che scalda la Terra e una parte dell'energia viene emessa in neutrini, circa il 20% dell'energia viene emessa dai neutrini. Qui ho preso due figure dall'internet, una è che illustra l'interno della Terra, quindi già per ricordarvi, quindi si pensa che l'interno della Terra sia fatto, proprio il centro è fatto di materiale ferroso, solido, poi c'è una parte liquida, sempre ferrosa, e poi c'è il cosiddetto mantello che si distingue dal core, quindi dal centro, per il fatto che la trasmissione di calore non avviene per conduzione ma avviene per convezione, quindi nel core si hanno i movimenti convettivi che poi generano tutta la tettonica a placche, il movimento della crosta terrestre e così via. E poi c'è la fascia della crosta che è di pochi chilometri e si distingue in crosta continentale che è più spessa e crosta oceanica che è più sottile. E questo è un altro grafico che mostra qual è la percentuale stimata in base a qualche modello delle varie sorgenti di energia. E quindi vedete, queste con la star sono R star sono i contributi della radioattività e quindi c'è la radioattività della crosta,
che è circa 8 terawatt e la radioattività del mantello che è circa 12 terawatt. Questa è l'energia nel nucleo, che è quella probabilmente principalmente il calore primordiale che è ancora intrappolato all'interno del nucleo, e questo invece è il calore primordiale che viene rilasciato dal mantello. C'è anche una piccola 0,4 terawatt che non è di queste, c'è una piccola quantità di energia che viene prodotta dalle maree e anche da processi chimici, ma è praticamente trascurabile. Dunque, questo e quindi a noi quello che ci interessano sono i neutrini, quindi vogliamo, capite che è interessante osservare questi neutrini perché ci danno informazioni sui processi radioattivi che avvengono all'interno della Terra e quindi sulla generazione del calore all'interno della Terra. Quindi questo è estremamente interessante per la geologia. Questi vengono prodotti da decadimenti beta, quindi sono antineutrini elettronici. E quindi possono venire rivelati come riveliamo i neutrini da reattore, quindi con la reazione di Cohen-Reines, utilizzando appunto rivelatori simili a quelli che vengono utilizzati per rivelare i neutrini da reattore. Questa è una bella animazione che illustra il fatto che il flusso che ci si aspetta di neutrini non è uniforme sulla superficie terrestre perché questi decadimenti avvengono nel mantello e principalmente noi vediamo quelli che sono, essendo sulla superficie, siamo più sensibili ai decadimenti che avvengono nel mantello e nella crosta. E la crosta ha appunto spessore diverso nelle placche continentali e nell'oceano. Quindi flusso di neutrini nell'oceano che ci si aspetta è inferiore al flusso dei neutrini che ci si aspetta sulle placche continentali. E il flusso di neutrini viene calcolato utilizzando questa unità di misura, un TNU, Terrestrial Neutrino Unit, che è un'interazione per anno per 10 alla 32 protoni. Quindi questo è perché il flusso appunto che ci aspetta. Che il numero di interazioni che ci si aspetta è piccolo e quindi 10 alla 32 protoni sono un target adatto. I geoneutrini sono stati rivelati per la prima volta nell'esperimento Kamlan in Giappone, che è lo stesso che vi ho citato prima per la rivelazione dei neutrini dal reattore, nel 2005, e in seguito sono stati anche rivelati nell'esperimento Borexino al Gran Sasso a partire dal 2010 e ora in questi anni soprattutto la collaborazione Borexino è molto attiva nello studio dei geoneutrini. E questo appunto è una misura molto importante per la geologia e quello che hanno misurato è che Kamlan, dei valori che sono diversi, ma vedete che le incertezze e gli errori sperimentali sono molto larghi, quindi l'incertezza di queste misure purtroppo è molto grande, però indica che sono stati osservati, perché comunque questi valori sono diversi da zero per molte volte l'incertezza, quindi è sicuro che li hanno osservati e quindi si sa che questi neutrini esistono e si può anche iniziare, avendo questi dati, a avere qualche informazione che riesce a dare informazioni sul modello della distribuzione di materia all'interno della Terra e della distribuzione degli elementi radioattivi all'interno della Terra, che non è conosciuta. E quindi a partire dalla,
dal valore misurato. Questo è il valore misurato di Borexino, quindi questa è una figura che ho preso da un loro lavoro. Si può stimare il valore della quantità di energia che viene emessa, che vedete che però varia da 10 a più di 50 terawatt. Quindi è una stima molto grossolana che però è una prima misura che probabilmente può essere migliorata da altri esperimenti. Quindi c'è attività anche a sviluppare nuovi esperimenti di questo tipo che sono interessanti anche per la comunità dei geologi. Vediamo ora, passiamo invece a neutrini che vengono prodotti da sorgenti molto lontane, quindi neutrini che vengono prodotti dalla supernova. Quindi cercherò di andare veloce perché sono già le 5:40. Questo è un quindi prima di tutto bisogna capire cos'è una supernova. Questo è uno schema che va in questa direzione qui, quindi questa è la sequenza. È uno schema che fa vedere cosa succede in una supernova. Quindi le supernove sono esplosioni stellari di stelle molto massicce, quindi alla fine della loro vita le stelle molto massicce bruciano l'idrogeno e poi elementi sempre più pesanti fino al ferro. Il ferro è l'elemento che è più legato, quindi non si può bruciare, andare oltre il ferro perché lì tutti i nucleoni sono nello stato più compatto possibile. E quindi lo stato finale dell'evoluzione delle stelle molto massicce è la cosiddetta struttura cipolla, nella quale c'è un piccolo nucleo di ferro che ha un raggio di qualche migliaio di chilometri, e poi c'è tutta una struttura cipolla che ha elementi sempre più pesanti fino a arrivare alla superficie esterna, lo strato esterno è di idrogeno, e questi qui sono 10 alla 13 centimetri, quindi sono 10 alla 8 chilometri, quindi sono 100 milioni di chilometri, quindi il raggio è quasi la distanza tra la Terra e il Sole, quindi queste sono stelle giganti che hanno un nucleo ferroso. E si può dimostrare che a quel punto, quando si raggiunge questo stato qui, non è possibile più generare energia In una stella ci sono la dinamica della stella ha due effetti, quello della temperatura che genera pressione e quindi mantiene la stella, e quello della gravitazione che invece tende a comprimerla. E quindi per controbilanciare la compressione della gravitazione bisogna mantenere la temperatura alta. Per mantenere la temperatura alta bisogna produrre energia, ma una volta arrivati al ferro non si può più produrre energia. Quindi a quel punto la pressione interna non riesce più a sostenere la pressione della gravità e la stella collassa. Quindi il nucleo ferroso collassa e in pratica quello che succede è che gli elettroni vengono mangiati dai protoni all'interno del nucleo per formare dei neutroni, e quindi si crea quella che viene chiamata una stella di neutroni, che è praticamente un enorme nucleo atomico formato da neutroni. E queste sono densità nucleari, quindi si parla di 10 alla 14 grammi per centimetro cubo, che è una densità inimmaginabile. Questo collasso avviene in circa un secondo, quindi in circa un secondo il nucleo, la parte interna del nucleo ferroso collassa in una stella di neutroni. Una volta che si raggiunge la stella di neutroni non è più possibile comprimere di più e quindi il collasso viene
fermato in maniera immediata e questo genera un'onda di shock perché il materiale interno che è collassato si è bloccato, il materiale esterno continua a cadere su questo e deve rimbalzare e quindi si genera un'onda di shock che rimbalza all'esterno e poi l'onda di shock che attraversando gli stati esterni della supernova la fa esplodere. Quindi l'esplosione della supernova è dovuta a questo rimbalzo che poi trasforma l'energia gravitazionale in energia cinetica del materiale della supernova che poi viene emesso nello spazio. E quindi in questo processo vengono emessi tantissimi neutrini, perché prima di tutto vengono emessi neutrini elettronici nel processo di neutronizzazione, quindi quando i protoni catturano gli elettroni si producono neutrini elettronici che vengono emessi all'esterno e questi escono fuori dalla stella perché il materiale della stella è trasparente rispetto ai neutrini. E poi quando si forma la stella di neutroni, quindi quello che viene chiamato il core della neutron star, questa stella è estremamente calda e come in maniera simile a quanto detto per l'universo primordiale, quando abbiamo un oggetto a temperatura estremamente alta, si possono creare coppie di particelle e antiparticella. Questo avviene per tutte le particelle, ma le altre particelle sono intrappolate perché vengono subito bloccate, invece i neutrini possono scappare. E quindi praticamente la maggior parte dell'energia che viene creata nella supernova viene emessa sotto forma di neutrini che vengono creati proprio come coppia particella-antiparticella in questa stella di neutroni estremamente calda. E quindi si ha un'emissione enorme di neutrini in una supernova. Questo è più o meno il bilancio energetico, quindi l'energia totale emessa è 10 alla 53 erg, quindi questa è un'energia enorme come si può capire qui da qualche comparazione, quindi ad esempio l'energia emessa dal Sole ogni anno è 10,41 erg, quindi sono più di 10 ordini di grandezza inferiori. Se l'energia equivalente della massa della Terra è 10,48 erg, quindi se la Terra si annichilerebbe all'istante in energia, non riuscirebbe a produrre l'energia che produce una supernova. Quindi tutta l'energia del Sole emessa non arriva ancora all'energia delle supernova. Per ottenere l'energia di una supernova bisogna trasformare una frazione di circa un sesto della massa del Sole puramente in energia. Quindi in una supernova un sesto di una massa solare viene trasformata in energia. E di questa energia il 99% viene emessa in neutrini, proprio perché i neutrini possono scappare dall'interno del centro della supernova. L'energia che viene emessa in energia cinetica, quindi quella che noi poi vediamo come effetto dell'esplosione, è solo l'1%, che però è una quantità estremamente alta, perché sono 10 alla 51 erg, quindi basta per l'esplosione. Però è interessante che la maggior parte dell'energia viene emessa in neutrini, quindi l'1% in energia cinetica dell'espansione, anzi quella visibile, quella che noi vediamo in luce, è addirittura lo 0,01%, quindi ancora più bassa. Le supernove ora ne vengono viste tante perché abbiamo i telescopi, ma nel passato sono state viste supernove a occhio nudo nella storia, quindi ci sono le osservazioni dei cinesi, dei giapponesi, dei coreani, degli arabi, anche degli europei. Vedete, la prima che si sa è questa cinese dell'anno del 185 d.C. e quella più famosa è questa qui del 1604, che è la famosa supernova di Clepeiro, che è stata vista da Clepeiro e quindi è stata studiata molto bene.
Questa invece è quella che genera il remnant, in italiano non so come dirlo, quello che resta che è più spettacolare, la famosa nebulosa del granchio. I neutrini da supernova sono stati osservati nel 1987. Finisco la supernova e salto all'argomento successivo. Qualche 5 minuti? Ok, ancora qualche minuto, allora cerco di andare. Quindi quello che è interessante appunto è che i neutrini da supernova sono stati osservati nel 1987 in una supernova che è scoppiata nella Grande Nube di Magellano, che è una piccola galassia satellite della Via Lattea, e vedete qui l'immagine prima e l'immagine dopo, quindi si vede chiaramente la supernova. E questi sono gli eventi di neutrini che sono stati visti. Sono stati visti da tre esperimenti. Uno è l'esperimento Kamiokande, che è la versione precedente del super Kamiokande che vi ho detto prima. E questo è quello che ha visto più eventi con qualità diciamo minore. Per quello il suo leader Koshiba ha ricevuto il premio Nobel nel 2002 per questa osservazione. E ci sono anche altri due esperimenti, IMB e Baksan, che hanno visto anche eventi. C'è un fenomeno strano che è quello del Monte Bianco, e osservatori di Torino hanno visto anche degli eventi, ma a una distanza di più di 5 ore. E questo è un mistero, perché i neutrini della supernova vengono emessi in 10 secondi, come vedete da questa scala di tempi. Quindi dopo 10 secondi, perché questo è il tempo di raffreddamento di tutta questa quantità enorme di neutrini viene messa in 10 secondi. È il tempo di raffreddamento di questo nucleo della stella di neutroni. Questa seconda misura non è spiegata, c'è tutta una controversia dietro, ma che è interessante, ma ora purtroppo non ho il tempo. E per concludere, questa è una mostra degli esperimenti che ci saranno, che stanno aspettando una nuova supernova. Quindi dall'87 non si è ancora verificata una supernova vicina che gli esperimenti abbiamo potuto vedere, perché se è troppo lontana il flusso è piccolo, quindi deve essere vicina o galattica o appunto in una delle galassie satelliti. Si prevede che ce ne siano circa tre in media, tre ogni secolo. Però questo è un fenomeno casuale, quindi l'intervallo di tempo può essere anche più lungo. Però ci sono esperimenti che stanno lì e aspettano fiduciosamente la supernova. E quello che è interessante è che c'è anche un supernova watch, perché i neutrini da supernova arrivano prima della luce. Perché i neutrini arrivano in quei 10 secondi in cui la supernova succede, quindi arrivano immediatamente. Invece la luce, siccome tutto questo collasso avviene all'interno della stella, che è schermato dall'esterno, prima che succeda l'esplosione e che si veda la luce, passano diverse ore. Quindi i neutrini vedono i neutrini, possono dire a tutti gli osservatori ottici: è successa una supernova, state attenti, e quindi andate a cercare subito questa supernova. E quindi c'è questo Supernova Early Warning System che si spera prima o poi funzioni se scoppia una supernova. Avevo un altro argomento interessante che vi metto la slide delle conclusioni, ma forse è inutile che ve le potete leggere poi. E appunto, guardatevi le slide se avete voglia. Se ci sono domande, potete mandarmi un'email, quindi sono a vostra disposizione quando volete.